in questa recensione. Un elicottero a cui non far girare le pale. Un robot che, se vuole, fa girare le pale. Tutorial: come posare senza che girino le pale. Sono le recensioni di Viper Toy, sono quelle ficcanti nonostante i pigiamati. Trovi veri robot mascolini come Gundam e Transformers, grandi diecast. Eccoci qua cari amici, come vedete siamo al penultimo pezzo dei Defensor che andiamo a recensire, in attesa deve ancora arrivare il Big One, quello centrale, e questo assieme comunque anche all'automobile, trattandosi di un elicottero, per quanto ovviamente dell'ambulanza come si suol dire, è uno dei soggetti che mi ingasa un po' di più, in queste sue belle eliche poi fatte ovviamente a sciabola e già suggeriscono un po' di armi che avrà l'amico. E comunque è un elicottero moderno. Guarda che scherrello. Che scherrellamenti, mamma mia. Bene. Ma lei è andato sicuramente a qualche scuola cinematografica. Cinesata, di cinese. Allora, cosa diciamo? Adesso ve lo metto un po' così. Anche questo soggetto qui arriva da Show Z, bravissimo. Ecco, diciamo, ormai diciamo. È più professionale di me. Sì, perché spero che... Ah, sì, sì, che riconosca i nostri sforzi. I nostri sforzi. E ci impegniamo molto per fare vedere le cose al meglio. No. Sì, che fatto qua? Che è successo? C'è un cazzillo. Allora, ecco. Bene. Sai che mi sembra che stia troppo in alto la pala. Ecco, le pale sono un po'. Ecco, adesso è dritto. Perfetto. Adesso è perfetto. Ok, il rotore è un po' di basculante. Quindi questo è una gamba, direi. No. Forse non lo so, forse un braccio. Di solito è un braccio, però sì, sì, dove è un braccio, dove ci sono le pale. A me piace, come non ha armi, perché ribadisco, si sa, i pezzi del Defensor sono quelli che erano, piacevano, piace come combiner. E quindi non tanto, non è che dico che figata, prendo un coso che è un robot dell'ambulanza, chiaro, però comunque un elicottero dell'ambulanza, però fa la sua figura, per come è fatto, per come è moderno, per come è molto bello, sì, le pale rotano, il rosso è sempre quel rosso lì, però il rosso è un po' lui, sì, però comunque anche i vetri sono fumati il giusto, il muso è verniciato. Non è... Sì, il muso è verniciato. Hanno questa cosa di fare delle cose strane, delle combinazioni un po' strane. Bisogna vedere come tutto ciò rientra. Si bascola un po' strano. Quello non rimane dritto, vabbè. E... è un bel soggetto. Sarà da capire. Allora, tra quelli visti fino adesso, qua lampeggia, non so quanto. Lo metterei a pari della macchina. A me piacciono di più questi veicoli qui, i volanti, che non anche altro. A me tendenzialmente, è sempre così tendenzialmente, sì. Però la macchina è forse anche convincente meglio in generale. Sì, non lo per so. Me sì. Vedremo i robot. Alla macchina avevamo dato 8, non so se gli diamo un 8 a questo elicottero, lei cosa dice? Per me lo merita. Secondo me è convincente. Sì, sì. Quindi a questa forma come si dice, alternativa, diamo comunque un 8. Allora, aspetti, ecco qua. Cioè, lo merita l'8, eh. Il veicolo sembra un veicolo, punto. Sembra un elicottero fatto bene. No, è in tutto e per tutto poi dettagliato, pannellizzato. Cioè, guardate non ha gimmick, ok, non ha cose che, a parte ovviamente la pala che gira e il rotore dietro, eccetera, non ha altre gimmick per effettivamente... Tecce cristalli ce li ha però. No, ma non... sì, un pochino, ma sono gommosi. Poi ha le antenne qui davanti. Sì, vabbè, però non è che abbia tante cose. L'arma stessa non credo che si inficchi... Sì, che si infica. Cioè, si infica qua sotto per nasconderla. Perché non vuole essere una cosa che tira fuori le armi. Okay, capito? Arriva quello che ti soccorre, c'ha l'arma puntata. Non va bene. No. Hai ragione. È convincente. Comunque, come modello di elicottero, è convincente, moderno, è interessante. Le avvallo l'8 perché è bello esteticamente. Perché è come è realizzato. Però. Sicuramente non è l'elicottero da mille a una notte, ce ne sono di cazzuti con le armi un po' di più.
È fatto bene, però non è quell'elicottero che mi sogno la notte. Ah, quindi sono gli elicotteri nei Transformers che la grande dei combatte dei combatti del Bruticus. Anche se il Bruticus molte volte è stato interpretato con una forma di elicottero un po' più brutta, È vero. Però attualmente, cioè, questo è fatto bene. Vedremo, concretizzandolo anche in robot, se adesso andando a trasformare, se effettivamente si conferma come gli altri pezzi il miglior copter, detto dai cinesi copter. Ok. E se appunto si conferma il migliore, comunque oggi disponibile di Guardian. Bene, via. Partiamo già forte. Allora, vediamo che... Attenzione. Lei non si ricorda che l'abbiamo già visto in... Oddio. In forma elicotterosa. Ah no, sì, l'elicottero, sì che me lo ricordo. Okay, okay. Sì che me lo ricordo. Quindi è un elicottero dell'ambulanza che non è armato, però quando diventa robot, a parte che vede si vede bene, adesso non so se riprende bene, ma faccia un focus anche sugli occhi perché c'ha un pipe lightning molto accentuato per quanto gli occhi siano piccoli. Cos'è che ha, scusi? Si chiama pipe lightning, la plastica trasparente che fa passare la luce, sembra che gli occhi si illuminino. Perché io quando sto con lei mi sento ignorante? Perché ignoro. Allora, come gli altri soggetti della Generation Toys, mostra un'estrema cura di particolari, estremamente dettagliato, guarda tutte le gambe, confermo, molto. E anche come estetica è discretamente appagante. Adesso le mostro un po'. Sì, prego. Dietro lo giro un attimo per far vedere che comunque da elicottero riesce a camuffare tutto il coso dell'elicotterone. Bello, abbastanza bene. Bello, sì. Sì, riesce a tutto sommato a avere un kibble decente. Direi che è una di quelle trasformazioni che mi piacciono, sì. Un po' complesso. Allora, la trasformazione all'occhio, gli do un 7. Faccio vedere cosa è andato ad altri, giusto per avere un riferimento. Sembra molto complesso, visto così, a pieno di sportellini che si ripiegano. Alla trasformazione diamo 7. Però 7 anche perché purtroppo ha un difettuccio che abbiamo cercato di depeatificare con il phone. Adesso si vede poco perché giustamente non abbiamo insistito anche per quello. Ma quella spalla lì fatica a incunearsi, a inficcarsi dentro per un pannellino che anche scaldandolo all'inverosimile. Non abbiamo insistito troppo, dai. Diciamo. Però si vede per quel tanto. E il fatto è che quando questi soggetti sono pieni di, come vedete, pannelli contro pannellini, pezzettini di plastica che andare a spingere, non volete arrischiarvi. Mamma mia, sì. E quindi abbiamo deciso di non esagerare. Di non rischiare, ok. È dotato, sembrerebbe, questa è la cosa ficcante, di solo il suo pistolotto. Invece? Intanto non è monocolore, è plasticoso come tutti gli altri. Questo non mi ricordo, questo coso come dovrebbe andare dietro. Quello bascula. Vabbè, comunque, il suo pistolotto d'ordinanza tipico da pezzo combiner. Certo. Qualunque, certo. Ma rispetto a tutti gli altri, ha il vantaggio che... Attenzione. Se si incazza, le prendiamo dal di qui. Sfiocina le katane. Ne ha ben 4, come vedete, anche da dietro. Quindi anche quando... Ma queste erano le pale per una volta. Certo, cosa vuole che fossero? Quando ti dice non mi far girare le pale, è ora di allontanarsi. Giusto? No, non spesso, però ogni tanto riesce a... Comunque lui con le spade diventa ancora più cazzuto. E a livello robotico, per quanto non sia il più tamugno del gruppo, insomma, eccetera, però a me con queste spade mi acquisisce tanto. Le spade mi esaltano molto. Belle. Quindi alla parte robotica io do anche un 8. Sa che stavo pensando allo stesso voto. Lei adesso non faccia il perbenista. Io, intanto che siamo qui, possiamo fare una cosa? Lo pesiamo, per curiosità? Questo ogni tanto ha anche qualche idea che può sembrare non del tutto sciocca. Ok. Vada un po'. No, aspetti, c'è scritto I. 0, vada. 171. Vabbè. È leggerino, se si ricorda persino il torello che abbiamo visto prima svettava nettamente. Posso dire una cosa? Questo diventerà un combinabile. Sì. Io, avendolo palpato un minimo... non mi dà un gran senso di robustezza. Dico bene o dico male? Staremo a vedere. Dico bene o dico magari male. Quando si compatta un po'... Scusi un attimo. Saremo curiosi di vederla all'opera.
Sa che lei qui si malga, secondo me. E non ha visto tutto, vedrà dopo, no, come no. Ci malgheremo, vedrà dopo. Questo secondo me ci farà sudare parecchio. Lei già dice C. C perché devo intervenire. Sì, scusi. Tutte le volte devo intervenire io quando, va bene, si blocca. Quando avremo 10 combiner da assemblare tutti in fila, la morte sarà vicina, probabilmente. Comunque è molto bello così, mi piace molto. Anche a me, quindi l'otto... No, era bello anche in elicottero, E io direi che quindi vale l'otto in generale. Vale l'otto, sì, overall. Bene. E le dico, lei non li ha visti, ma io ce li ho, adesso aggiungerò anche questo, che finalmente hanno annunciato anche il pezzo centrale, cioè è colorato, sembra che stia del 2021 esca, e li ho questi qui tutti e quattro in attesa, uno a fianco all'altro, in attesa del quinto, fanno già una splendida figura senza essere combinati, come Transformers, veramente, quindi se volete ad oggi il Defensor migliore, noi vi recensiremo questo anche... diventa il Defensor, ecco il Defensor che colori ha praticamente bianchi e rossi, bianchi e rossi e un po' di azzurro con quello centrale, okay. Vi continueremo a recensire anche i TFC e Mastermind Creation che pure abbiamo, ma che ovviamente non possono minimamente... Mastermind Make Toys. Direi che quindi abbiamo visto tutto, fateci sapere se vi ficca. Questo da chi l'avete preso? Beh, detto, come so. L'ha detto, no? Ma in realtà questo è singolo, no, perché era proprio di finto, ma tutti gli altri Defensor sì. Ecco, quindi anche quando uscirà l'ultimo pezzo, ficcate. Quindi ringraziamo sempre il nostro caro amico John, ma in realtà John può essere un'entità, non è detto che sia scelta tutto. L'ha mai visto lei? No, l'ha mai incrociato? No, mai, non sono stato mai in qualche chat, quelle chat un po' strane. A Chengduo, Changbian non ci sono stato di recente. Bene, bello. E non mi muoia. Anche lei. Adesso dico anche lei. Che noi abbiamo il girello ma non lo usiamo mai, di chi è la colpa? vada, io la riprendo, l'avviso prima. Cos'è sta roba qua? Cosa c'è? Ah no, quelli sono dei pezzi del di che? di quello di fianco, sicuro? No, ah no, quella è roba mia del Phoenix. No. Mi sembrava un Phoenix. Sì, Phoenix. Allora. Phoenix Style, ma adesso l'abbiamo anche già cos'altro, non c'è bisogno. Sì. Per i prossimi. Ah, ok, va bene. Quasi sono tentato di lasciare la ripresa andare, perché così mentre io monto la cosa, un calma, i nostri... Vuole che spenga? No, i nostri follower hanno modo di, insomma, bearsi di queste sue battute. Sì. Beh, vabbè. No, comunque è bello, a me piace molto adesso, a parte le... Amici... Cioè, lei finalmente mi è tornato con qualcosa che merita. Lo so, no? È chiaro che... Cioè, non con dei B4Q, ogni tanto quando le porto gli altri che sono usciti un po' qualche anno fa, è chiaro che qualche anno fa li si guardava con ben altro occhio, adesso che escono questi fiori di tecnologie più avanzate, se gli riuscisse a ficcare la sua katana, ecco. Le chiedo una cosa che le chiedo sempre mentre monta, qui metallo anche, sa che casco sempre metallo, lì metallo qua no, metallo quando c'è, quelle rare volte che in un Transformer c'è lo segnaliamo, ok. Ma qui tolte qualche vitina non ce n'è. Ok. Dicevo, io spero che i nostri amici in questo momento a casa, devo cambiare. Lei vuole che mi infamino, vero? No. No, al contrario, cioè che mi aspetto che stiano sul pezzo. No. Godendo ancora in questo momento mentre stiamo proseguendo con la cosa della sua battuta. Okay. Ma no, vabbè, sono quello. Ancora là che si stanno sbellicando. No, ma io faccio come riempitivo, faccio mentre, appunto, quando lei non sa cosa come, appunto, ma io cosa non sciorinare, che, io non è che sto scherzando, io mi aspetto proprio che siano là. Ok. Dotati di popcorn. Ma mi dice cosa ha detto sugli occhi che mi è sfuggito e non ho beatificato bene. Dicesi Pulp Lightning. Pulp, sì, molto pulp. Okay. Pipe lightning. Ok. Condotto di luce. Ah, ok. Vabbè, ah, giusto, arriva da dietro quindi. Sa che lo stesso meccanismo, chiamalo meccanismo, ce l'ho anche sui diacloni nuovi. Vede che ogni tanto qualcosa impara. Qualcosa impara. Pipe lightning. Che non è come Nothing Shocking. Ve lo dico perché lei lo utilizza un po' a sproposito. No, ma io lo utilizzo con lei.
Quando quindi sono chiede... un proprio sono come si dice un... lei che mi ispira, lei è l'ispiratore. Niente, non si vuole ficcare. Lei quando mi chiede qualcosa mi va di dire di no, dico nothing shocking, che qualcuno di voi magari sa cos'è. Vediamo, ecco, vediamo se qualcuno cioè, mica perché, intercetta cosa, esatto, che, a mica che cosa ci sarà mi... Google, quindi la gente se volesse fare bella figura sborra come fa lei. No, senza Google. Questo non mi ricordo come si ecco, se qualcuno, possiamo dirlo, se qualcuno indovinerà cos'è Nothing Shocking, vincerà questo Transformers. Sì, sì. Che verrà offerto dal assieme, canale. Dal assieme canale, dal assieme canale. Al Future. No, non interessa a nessuno, interessa solo a me, quindi lei invece di dare delle consulenze posatorie che in questo momento potrebbero anche quasi ma io essere di una qualche utilità. Sì, ma io questi soggetti qui non li conosco. Che cazzo c'entra, non li conosci? Non so, sono, ma... hanno delle forme che voglio sì, dire. Sì, ma non so smanovrare. Smanovrare questi non è facile. Bisogna avere molta pazienza, non uno che ti sta addosso col fiato sul collo, come sto facendo. A dire battute sì, sì. Sciocche. Vabbè, si fa per riempire un po' i tempi. Molto. Sai che io stavo provando di fare quasi quasi la. Scusi, qui è partita una, un'ala. Questo bianco qui cos'è? No, è il rotore dietro, il coso di dietro. Ah, deve essere così, di qua sì, sì di là no. Okay, no, okay. C'è, certo. Ah, ok, ok. Non so come mettergli. Vogliamo dire che prima l'ho aiutato io col carrellino di un caccia che non era capace neanche di aprire lo sportellino. Sì, sì, vogliamo sì. Dire. Dopo lo dico. Quando lei stava facciamo... tirando dalla parte opposta e lo stava rompendo. Quando facciamo il coso del caccia. Sì, sì. Lo giusto, diciamo. Giusto, lo diciamo, eh. Cioè io qualche merito voglio prendermelo. Bello, bello così. Samurai l'attacco. L'ultimo samurai, vai. Mi piace, mi piace. Si piace adesso. Mi piace, mi piace. Si piace adesso. Questo dove gliela mettiamo? Qua. In, di fianco, ci sta. Vediamo se ci sta. Sì. C'è anche. No. Ho detto sì troppo presto. Infatti io cerco di riprendere in maniera un po' volante. Acrobatiche. Ti riprese acrobatiche. Cioè lei fa delle recensioni tipo frecce tricolori. Sì, 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 certo, certo. Manca solamente. Chi guarda questo dovrebbe mettersi la tuta anti-G praticamente per riuscire a che il sangue che non gli vada al cervello. Sì, sì. Questa è buona. Vedi. Devo mettere che ogni tanto anche lei riesce.